Eccolo Rieri, portiere già nel giro internazionale con la nazionale Under 21, stato il secondo portiere di Zenga, lo scorso anno era il secondo portiere di Zenga anche nell'Inter, quest'anno è titolare nel Torino. Sonca serve centralmente, Turbok, Somosi, gran tiro, gol! Rabaeto in vantaggio al quarto d'ora con Somogi, gran tiro da fuori area di Somogi al termine di un'azione portata avanti da Rubold e da Turbek. Rabaeto in vantaggio, rivediamo questa azione, vediamo Sonca che avanza come sempre sulla fascia destra, poi serve centralmente. Ecco l'apertura di Rubold per Somogi, gran tiro che va nel verso il secondo palo e al quarto d'ora del primo tempo il Rabaeto è in vantaggio con questo bel gol di Somogi. Rabaeto 1, Torino 0, ma il vantaggio del Torino è di 4 gol, quindi c'è un margine tranquillo da amministrare. Replica subito prontamente il Torino e subito c'è un po' qualche incertezza nelle file della formazione ungherese, che già nella partita di andata aveva palesato delle difficoltà in difesa, soprattutto quando è presa in velocità e quando non può far scattare la sua arma migliore, che è la trappola del fuorigioco. Sabato ritarda l'azione, impedisce il cross all'avversario, poi Cravero cerca di evitare senza successo il primo calcio d'angolo in favore del Rabaeto. 1-1 il conto dei corner, va a battere Hoisan, mentre 1-0 è il punteggio per il gol di Somogi. Ecco l'angolo su cui interviene Corradini, Prescheller ripropone ancora il traversone in area, intervento di Beruatto, quindi di Dossena, c'è un fallo di Lagvik su Dossena, i due capitani a contatto in questa azione irregolare, l'intervento dell'ungherese, calcio di punizione per il Torino. 17° minuto del primo tempo con il Rabaeto in vantaggio per una rete a zero. Ecco Junior, Dossena, Kift, non riesce il passaggio verso Dossena, Turbek lo ha intercettato, Sonca, Somogi l'autore del gol, Poshik, Sonca, Rubold, riprende ancora Poshik, Rubold, Sonca, un po' più disinvolta la manovra ungherese, va al tiro Szentes, tiro centrale senza problemi per Lorieri. Kift è disturbato irregolarmente da Sonca. Su Lorieri, su Kift non c'è un marcatore fisso, la formazione del Rabaeto marca a zona, quindi essendosi spostato nella fascia sinistra Kift è stato fermato in questa circostanza irregolarmente dal difensore di destra Sonca. Scambio Junior, Beruatto, inserimento di Francini, ancora Beruatto, vince un bel tackle, va via di forza Beruatto, non trova ancora lo spazio per il traversone, fa partire ancora l'azione attraverso Junior, quindi nuovamente da Francini a Junior, un bel lancio in aria verso Comi, ottimo controllo di Comi a porta vuota, gol, pareggio, il Torino ha pareggiato dopo 3 minuti e mezzo. Bel gol di Antonio Comi, autore dell'ultimo gol del 4-0 all'andata. C'è stato un bel lancio di Junior su cui Comi è stato molto bravo a controllare. Rivediamo questa azione del lancio di Junior, vediamo Francini che serve il brasiliano, che vede in avanti Junior, scatta questa volta in posizione regolare, è perfetta la posizione di Comi che con il destro aggancia bene il pallone, poi aggira il portiere e realizza l'1-1. E questo il risultato del primo tempo, 1-1, e ora